acquisti. Oh, di questo però torneremo a parlarne più tardi. Intanto io voglio salutare il primo ospite che abbiamo in collegamento telefonico con noi, Enzo Vicennati di BC Sport. Ciao Enzo. Buonasera a tutti, ciao Carlo. Allora Enzo, io quello che vorrei chiederti questa sera, iniziando ovviamente a parlare con te, ancora prima di farti parlare ovviamente di BC Sport e dei vari servizi che possiamo leggere, vorrei farti parlare di te come scrittore, perché hai avuto secondo me una bellissima idea e ho anche il piacere di presentare qui a pochi giorni dal Natale, quindi può essere anche un regalo simpatico direi per il Natale, un libro scritto da te che racconta tutta la storia della AS Roma Ciclismo. Ci racconti un po' com'è nata quest'idea? Intanto cominciamo col dire che l'idea non è mia, l'idea è di Lorenzo Baldetti e Pietro Salsa, che sono l'attuale presidente e il nipote di Pietro Chiappini, che è un po' l'anima della AS Roma Ciclismo. Io mi ci sono trovato dentro. Non voglio dire per caso, perché probabilmente mi hanno cercato stimando il lavoro che faccio, e per me è stata davvero un'avventura inaspettata. Io stavo un po' pensando all'aggettivo giusto per questo libro, devo dire, per questa storia, devo dire che inaspettata è davvero l'aggettivo più giusto, perché forse perché non sono di Roma e mi sono sempre occupato di ciclismo dal 92, in anni in cui la AS Roma Ciclismo aveva ormai virato verso il cicloturismo, verso i cicloamatori. Non avevo davvero idea che ci fosse dal 1927 in avanti una storia così grande e così potente, davvero una grande storia che è stato molto affascinante andare a riscoprire attraverso i racconti dei parenti, degli eredi, dei nipoti di coloro che ne furono i protagonisti, a partire appunto dalla famiglia Chiappini, ma a partire dal figlio di Spartaco Rosati. Viene fuori una storia incredibile che nasce in una sera d'estate del 1927, quando si fondono a Costituto, l'Alba e il Roman per creare la AS Roma Calcio. Solo che queste società avevano delle squadre sportive minori, quasi si può dire minori, avevano la pallanuoto, avevano l'atletica leggera, avevano appunto il ciclismo. Qui nella stessa notte in cui nasce la AS Roma Calcio, quella vera olimpica di Trigoria, nasce anche la AS Roma Ciclismo. E vedere che il ciclismo a Roma è stato così grande negli stessi anni in cui era grande in Italia, quindi negli anni di Coppi e Bartali, qui c'era Monti, c'era Ciancola, c'era un ciclismo che richiamava nelle strade migliaia di persone, è stato davvero una sorpresa per me. Il titolo del libro, scusate, quello proprio completo, è AS Roma Ciclismo, 90 anni di storia in bicicletta. Ovviamente immagino che in questi 90 anni di storia, Enzo, hai potuto anche un po' conoscere alcune particolarità del ciclismo. Ecco, la prima domanda che per esempio mi viene da farti, no? Ecco, prima hai detto che l'AS Roma Ciclismo è nata insieme alla AS Roma Calcio, ecco, anche nel ciclismo c'è stata questa rivalità con la SS Lazio? Questa è stata una delle scoperte più divertenti. Non sapevo che in alcune partite che si giocavano a Roma, in quello che prima si chiamava Stadio Torino, dove poi fu fatto il Flaminio e successivamente all'Olimpico, furono disputati dei derby tra Roma e Lazio o prima delle partite, nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo, delle sorte di corse a punti, ed è bellissimo vedere proprio le bici schierate sulla linea di partenza con attorno le decine di migliaia di spettatori dello stadio del calcio, e scoprire che l'accoglienza che veniva riservata ai corridori, che magari in primo momento era fredda perché la gente non capiva, subito dopo, capendo che si trattava di Roma e Lazio, infermava le curve come se si trattasse della specialità stessa. Ed è anche bello rendersi conto che, siccome la AS Roma Ciclismo era proprio un'emanazione diretta della AS Roma Calcio, tante volte i dirigenti della squadra del ciclismo erano consiglieri importanti della squadra di calcio, ogni volta che c'era da celebrare una vittoria importante, penso al mondiale vinto da Ciancola per i dilettanti nel 52 o alla Coppa Italia del 53, i ciclisti sfilavano con i loro gagliardetti e le loro biciclette sulla pista di atletica dello stadio, ricevevano l'applauso del pubblico del calcio. Era veramente una grande famiglia. Quello che ho scoperto da non romano è questo senso di appartenenza ai colori giallorossi, che è qualcosa di unico a Roma, direi.
Sì, effettivamente anch'io ho notato questa cosa che, ecco, in genere poi, soprattutto chi tifa Roma, poi alla fine tifa un po' per tutte le squadre, no? Che hanno questi colori giallorossi e quindi anche giusto che venga resa nota questa storia veramente di quasi un secolo della AS Roma Ciclismo. Enzo, quest'oggi veniamo anche un po' alla più stretta attualità, mentre chiaramente vi invito e vi ricordo ancora ad acquistare il libro AS Roma Ciclismo, 90 anni di storia in bicicletta di Enzo Vicennati. Volevo sottoporti un dato particolare che probabilmente...